Ciao, benvenute e benvenuti in questo nuovo video. Sono tornata con questo format che avevo pubblicato, io credevo tipo un mese fa, poi sono andata a ricontrollare il video per guardare due cose e ho notato che in realtà l'ho pubblicato 4 mesi fa. Ebbene sì, sono resa conto di come passi in fretta il tempo anche soltanto dalla pubblicazione di un video, ma va bene. Comunque sì, esatto, sono in pigiama, ho delle foche, sì, sono anche abbastanza struccata, tipo molto struccata. Quindi sono in pigiama struccata nella mia camera, volutamente al buio, per non farle mettere troppo tutte queste condizioni, per girarvi il video sulla mia musica del periodo. Beh, direi che l'umore del periodo è rispecchiato abbastanza dal colore della mia cover. Passiamo alla musica. Ho creato la solita playlist che si chiama Musica Periodo, che esiste da quest'estate, però la aggiorno molto spesso, tipo ogni settimana. Voglio che sia il più sincero possibile, quindi anche se ripeterò qualche brano che vi ho già citato 4 mesi fa, vuol dire che quel brano è veramente importante per me e che lo sto ascoltando da tanto tempo. Ho scoperto un nuovo artista grazie ad un mio amico che si chiama Manfredi. È un artista molto, diciamo, poco conosciuto. Ha pubblicato soltanto 3 brani finora, quindi non sono tantissimi, però sono molto carini secondo me. Io ve ne faccio sentire uno, poi voi ascolterete gli altri se vi va. Il brano che vi faccio sentire è Noi meno tu. Generi abbastanza tristi, cioè cade un po' la lacrimuccia se l'ascoltate nel momento sbagliato, però se l'ascoltate invece nel momento giusto e felice è molto carino. E sono entrata un po' in fissa con Salmo, è il nuovo album, e Il cielo nella stanza direi che sia la prediletta. Ho chiuso il cielo nella stanza, le pareti blu, ho perso la ragione sei tu che mi fa andare fuori. Sono entrata un po' in fissa con Drake e quindi mi sono riascoltata 200 volte God's Plan. She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom, I'm sorry. Questa mi piace un sacco, si chiama Lucid Dreams. Ho ascoltato un sacco questo, che è un genere un po' strano, tipo latino, però molto, tipo, molto latino, molto. Propuesta indecente di Romeo Santos, che è di 200.000 anni fa. Poi passiamo al mio genere preferito di quest'ultimo, non so, semestre, fra quintale e sì, adoro. Sì, a. E poi passiamo la serata così. Sì, sì, non lo guardiamo nemmeno. Tutta la notte sì. È una canzone molto superficiale, fa molto ridere, perché il testo fondamentalmente è abbastanza chiaro. Una un po' più seria si chiama Tornado. Sta tornando il sole, lo aspettavo da un po', e anche quando non c'è, tu la accendi per me. Poi un'altra canzone
carina, sempre sua, diciamo un po' nuova. Una delle ultime che ho scaricato sempre sua si chiama Gli occhi. Perché i sogni molto più grandi del cuore, e tu gli occhi molto più grandi della fame, ed io dovevo andare anche se non so dove, e adesso tu mi starai dando dell'infame. Vito, Tempi migliori, e via! Ultimissima che vi faccio sentire, perché poi dopo non ha più senso fare questo video molto spesso. Si chiama Sopra di Gazzelle e niente, credo che ve l'avessi anche già fatta sentire nell'altro video, ma mi piace troppo, ve lo giuro. Mi saluti con la mano, sì con la mano, ma di un altro mi te ne vai lontano. E in fondo sotto 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 sto bene, sotto 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 sto bene. Oh, oh. E poi come quando mi sei sopra, sotto 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 sto bene. Bene, queste erano le tantissime miliardi di canzoni che sto ascoltando in questo periodo. Sono molto allegre. No, ma il motivo, cioè, non è nulla di straordinario. Semplicemente in questo periodo mi piace ascoltare queste canzoni depresse, che ti danno umore depresso, e ci sta, ci sta. È un periodo un po' così, va tutto molto a passo con il clima, perché ci sono 0 gradi, c'è un cielo da neve praticamente, io sono chiusa in casa a studiare, tutto torna. Ci vediamo alla prossima.